Sembrerà strano, però l'oggetto che mi fa ricordare casa e quindi collegarlo a Lisbona è questo. C'è un paio di occhiali da sole. Ci ho vissuto a Lisbona fino ai 25 anni, però la prima volta che sono uscita tenevo 20 anni e per me era normale ritornare a Lisbona dopo essere uscita per una settimana, sono stata una settimana fuori, ho trovato questa luce abbagliante che qualcuno me l'aveva già detto, ma che per me non era niente di che, invece è vero. Quindi sapere che vado a Lisbona significa sapere che mi devo portare gli occhiali da sole, perché sarò confrontata con quella luce magnifica che secondo me si trova in pochi posti del mondo. E avrà a che vedere giustamente con la longitudine e la latitudine, ma secondo me si può anche trasportare all'anima delle persone, cioè è una luce che ti accende. A un certo punto non si vede niente, non si può vedere niente, però sappiamo che illumina se si guarda con lo strumento giusto, e quindi gli occhiali per me sono fondamentali. Sapere che li ho o che li porto significa tornare a casa in qualche modo. Settimo, che è molto tralasciato, dove c'era stufa fria e stufa chiede, questi due giardinetti tropicali, insomma, con tutte le piante del mondo, al quale sono affezionata e torno, però torno di rado, purtroppo. Sono affezionata perché mi ricordo che ci andavo con mia sorella maggiore quando lei voleva uscire con suo fidanzato e si serviva di me, della mia sorella più piccola, come scudo, nel senso, io vi porto al giardino, voi potete passeggiare con la cosa di stare con la bocca chiusa, perché lei si poteva vedere con fidanzati. Quindi quello ha un senso di complicità col giardino per me. Poi c'è anche un baretto, il luogo non mi piace più quello che è diventato nel frattempo, però c'è questa statua che mi piace molto, che è la testa della Dama Stur, e poi c'è un panorama sul Tago e sta nel giardino di Santa Caterina, che è un luogo che mi piaceva molto. E c'è questa testa che un po' racconta la storia anche del Portogallo. Quando io ero studentessa a scuola c'era l'obbligo e anche il piacere da un certo punto di vista di leggere i Lusíadas, e quindi questo Damastor, che era la forza che bisognava combattere e vincere per poter piegare, insomma, per poter piegare il capo di Buona Speranza, era lui il mostro da domare e da vincere, quindi quella specie di promontorio lì sopra un po' mi raccontava queste lezioni di letteratura e di storia, quindi è un luogo che mi piace.